Ciao a tutti, allora anche oggi parliamo di arco nudo, di tiro con l'arco. Tantissimi mi contestano, non riescono a capire quando io affermo che andare in ancoraggio con l'indice all'angolo della bocca è una tecnica obsoleta, se non addirittura deleteria, perché andare in ancoraggio con l'indice all'angolo della bocca vuol dire avere un ancoraggio precostituito che non è quasi mai quello fisiologico dato dalle misure antropometriche di braccio, di avambraccio e di braccio. Quindi il mio allungo non è assolutamente questo, perché non sarei minimamente allineato, ma sarebbe questo ovviamente, in questa posizione. Questa posizione è il mio allungo fisiologico, il mio allungo in cui io sono perfettamente allineato sul piano verticale, spinta e trazione, eccetera, eccetera, ne ho già parlato mille volte. Allora, perché non va bene all'indice della bocca? Come faccio ad avere un allungo costante? Se non un allungo costante, guai, se non sempre lo stesso allungo, come faccio? Sono rovinato. Effettivamente l'allungo costante è un falso problema e quindi non ci dobbiamo preoccupare dell'allungo costante, perché quello viene, adesso ne parliamo. Intanto dobbiamo trovare un ancoraggio che non ci permetta di fare questo spostamento sul piano verticale, quindi perfettamente andiamo molto bene con quest'osso sotto la mandibola, in questo modo qua. Siamo sotto la mandibola e questo è bloccata in questo movimento, perché qualsiasi movimento in questo senso influisce sull'alto e basso della freccia. Quindi un millimetro di spostamento qua equivale ad un millimetro di string walking con la paterretta. È la stessa identica cosa. Quindi non preoccupiamoci di dove arriva l'allungo, ma preoccupiamoci piuttosto di avere un ancoraggio solido in allineamento che non mi permetta di fare questo spostamento. Abbiamo uno zigomo ben pronunciato, benissimo, possiamo mettere l'indice sotto lo zigomo. Io non ho lo zigomo e quindi ancora meglio, perché sono più basso, arrivo più distante con meno libre, metto l'osso del pollice sotto la mandibola, eccolo, in questa posizione, e posso tirare. Lo vediamo brevemente. Ho segnato le frecce, così possiamo vedere il mio allungo corretto. Vedete, c'è una linea gialla a ancoraggio. Sono perfettamente allineato e tiro la mia freccia. Seconda freccia. Ancoraggio. Sono perfettamente allineato e tiro la mia freccia. Ancoraggio. Allineamento e tiro la mia freccia. Vedete che non alla perfezione, però gli allunghi sono costanti. In ogni caso, quanto posso sbagliarmi ad allungare? No. Parliamo di cose pratiche. Di quanto mi posso sbagliare? Benissimo, posso andare in ancoraggio e posso tirare di quanto c'è di spostamento? Un centimetro? Ebbene, io ho fatto queste prove, vi invito a farle anche voi, vi fate aiutare da qualcuno che vi guarda, e a 30 metri con un centimetro in più o in meno siamo intorno ai 5 centimetri di spostamento verticale. È veramente irrisorio. E guardate che sbagliare l'allungo di un centimetro è proprio veramente tantissimo, ma neanche i neofiti
dopo aver finito il corso, sbagliano l'allungo di un centimetro. Una volta che siamo in ancoraggio, un buon ancoraggio solido che non mi permetta di fare scostamenti verticali, posso tirare la mia freccia e mantenere sempre un allungo costante. Quindi niente indice, l'angolo della bocca, niente denti, io vedo addirittura andare in ancoraggio in modalità vampiro. Vedo andare in ancoraggio in modalità vampiro. Andare a cercare qualcosa qua, non so cosa, si vado a cercare. Io non capisco. Non so se ringraziare tutte queste cose per farmi comunque sempre, anche a 70 anni, mantenere una performance non più eccelsa come una volta. Io non capisco. Tutti questi spostamenti, movimenti, non fanno altro che non rendere ripetibile il gesto. Sì, per carità, magari potremmo anche avere un allungo costante, ma poi tutte le catene cinetiche muscolari, tutti i muscoli contrapposti, tutte quelle cose faticosamente allenate che servono poi per l'appunto per rendere il tiro performante, se ne vanno a farsi benedire, no? Non è molto più semplice un braccio disteso ma non bloccato, una postura comoda, in modo tale che io sono verso il bersaglio, vado in ancoraggio, non ho spostato la testa e rilascio la mia freccia. Non è più semplice? Non lo so. Che dite? Va bene, provate. Fatemi sapere nei commenti se riuscite ad allinearvi bene in modo tale che al rilascio anche l'arco non abbia degli spostamenti. Senza stringere l'arco, vedete, non ho neanche la dragona, abbiamo visto, non ho neanche utilizzato la dragona proprio per questo motivo. Quindi partenza dall'alto, all'altezza degli occhi, spalla dell'arco estesa e mantenuta estesa durante la trazione, ancoraggio solido, ripetibile, rilascio. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che non va o se avete risolto nelle vostre sperimentazioni, e io tranquillamente vi risponderò. Grazie a tutti, ci sentiamo alla prossima.